Try. Try, dai. Quindi stiamo facendo mancato. Emily. Marco full. Mark from music. È la prima volta in vita mia che ho For your face, no? Io no. Yeah, okay. So you have your face. Geologia. E c'era un professore di geologia che diceva sempre: se arriva un extraterrestre, non lo chiama terra il pianeta, ma lo chiama mare, è la superficie più grande, unisce tutte le terre emerse, quindi unisce tutti i popoli. L'ispirazione nasce dalle amicizie lontane, quindi tutto un ragionamento e un mio modo di cercare questo sentimento. E queste connessioni che ci sono tra le persone che vivono in posti veramente lontani, in paesi lontani, e pur non conoscendosi, e pur non parlando, parallelamente ho voluto portare la mia terra, quindi ho commissionato una musica, un famoso violinista molto virtuoso, conosciuto in tutta Italia, e gli ho chiesto proprio di lavorare sui suoni del Mediterraneo, a questo racconto delle connessioni. Volevo parlare comunque della mia terra attraverso la mitologia, attraverso i miti, attraverso le donne della mitologia che appartengono alla cultura greco-romana, da dove noi veniamo. Poi da questo per la creazione, al di là di tutto quello che veramente avete visto della connessione, del cercarsi, che poi è veramente riuscito, perché loro si sono conosciute mercoledì scorso e sembrano che si conoscono da anni. Set up and that we're like in the middle of the woods and we don't just like go home to our individual apartments at the end of it. Yeah. We all kind of like are this community and we go and cook together and we like hang out afterwards, which I think really translates into the work that we've been so deep in, which is such a group effort. Al di là del movimento di quello che poi si va a fare in scena, per me la danza viene da quello che c'è nella vita. Sono meravigliosa, io mai mi sarei aspettata, perché comunque il gap della lingua è un gap, cioè è una cosa che esiste, che quindi ovviamente io se voglio comunicare ho poco vocabolario, però anche lì ce la facciamo, ci capiamo, ci intendiamo, non so come dire. Se si crea quella connessione indipendentemente dalla parola, noi danzatrici soprattutto riusciamo a capire e farci capire. Work is so tactile and we're actually touching each other, actually lifting and weight sharing. There's a certain body-to-body understanding that kind of develops. Yeah. That has only kind of like grown our experience and maturity as artists and as people, I think. And I think probably brought us closer together because we have to be patient with each other. Forse la cosa più difficile perché lo è ancora, questo sentirsi un'unica cosa e quindi anche semplicemente un tocco, come vado a toccare l'altro, dove tocco l'altro, dove lo supporto. Okay. Ovviamente non solo perché sono persone che non sono miei familiari, non sono miei amici, non è solo questo, proprio che per me personalmente dopo la pandemia è veramente...
diverso. Quindi aprirsi in 10 giorni è wow. Makes you, you know, really have to open up all your other senses. And I think that awareness also gives a certain sensitivity. And I think that's why, you know, these kinds of processes that, you know, American Dance Abroad is creating and opportunities for dancers to get into a space with people from different cultures is so essential in what we do. That shared knowledge that they can gain from each other, no ocean separating them, it really makes a difference in how they perceive dance in their own country and globally. Building relationships is really, I think, key to international exchange. È magico e hai una sospensione del tempo. Io non so che ore sono. Da giorni non so che ore sono. No, questo è bello. Il nostro fondatore, Ted Sean, aveva quest'idea che quelli che ballano, quelli che hanno questa ricerca, dovevano avere un posto dove poter essere se stessi. Outside the studio, we've learned how to cook a lot of Italian food. We learned how much we were doing wrong. And the fact that it's real Italian food tastes so much better than American Italian food.